Siamo al Marine Center dove si svolge un convegno di tutte le associazioni ambientaliste, le quali firmano un accordo, un programma per quanto riguarda il salvataggio del mare Adriatico. Ma il mare Adriatico è veramente in pericolo? In realtà è uno sforzo comune collettivo per salvare il Mar Mediterraneo, di cui il Mar Adriatico naturalmente fa parte, e come tutto il Mediterraneo naturalmente sta soffrendo, soprattutto a causa degli impatti del cambiamento climatico, della sovrappesca, dell'inquinamento, tutti i fattori che incidono anche sulla perdita di biodiversità. Quindi quello che stiamo cercando di fare oggi è un momento di condivisione tra associazioni, esperti, enti di ricerca per definire un percorso comune che ci porta alla tutela efficace di almeno il 30% dei nostri mari entro il 2030. E questo è un obiettivo ambizioso, perché ad oggi siamo circa verso il 10%, ci abbiamo messo diversi anni ad arrivarci, ma molto necessario, perché dalla salute del nostro mare dipende direttamente la nostra esistenza e il nostro benessere. Quindi dobbiamo cercare veramente di raggiungere questo obiettivo, e possiamo farlo solo lavorando insieme. Quindi questo è il grande messaggio di oggi. Ecco, una delle tematiche però che richiede un certo equilibrio è quello della esigenza ambientale del mare, la salvaguardia ambientale, però lo sforzo di pesca, perché lo sforzo di pesca è incluso in una sfera economica che dà da mangiare a parecchie persone. Ecco, come voi cercate di attuare questo equilibrio? Beh, è tutto connesso, perché la tutela della biodiversità, quando è fatta in maniera corretta, soprattutto attraverso aree marine protette ben gestite, diventa un importantissimo volano di sviluppo economico e sociale per le popolazioni locali. Quindi, per esempio, in aree marine protette già istituite abbiamo riscontrato un aumento delle catture dell'80%, lo sforzo della pesca diminuisce, perché in realtà con meno sforzo si ottengono risultati maggiori, consentendo semplicemente alla risorsa di riprodursi. Ecco, alla fine che cosa abbiamo concluso in merito tutti questi interventi degli ambientalisti? Ma abbiamo concluso che è molto importante cercare di lavorare in sinergia, l'obiettivo è comune, i percorsi sono diversi, ogni associazione ha le sue strategie, ma siamo arrivati a un punto, diciamo così, di urgenza che diventa indispensabile unire gli sforzi e cercare di raggiungere insieme il prima possibile questi obiettivi legati, in questo caso in particolare l'obiettivo è quello del 30x30, cioè arrivare ad avere il 30% di aree protette marine e terrestri entro il 2030. Proseguiremo gli incontri mensili con i ricercatori del Fano Marine Center e con altri contributi scientifici, proprio per ridurre al massimo il livello di disinformazione scientifica che compromette la scelta di soluzioni efficaci nei confronti delle problematiche ambientali che stiamo attraversando.